Salve a tutti X-Nerd, sono Lady Loki e sono qui per farvi la recensione di It capitolo 2. Sono uscita adesso dalla maratona, o meglio mezz'oretta fa dalla maratona, quindi ho visto alle 9:30 il primo capitolo e il secondo a mezzanotte qualcosa. Considerate che sono le 4, quindi vi chiedo di essere più indulgenti del solito perché sicuramente sarò imprecisa e ho anche diversi dubbi che spero mi possiate chiarire voi, dandomi anche la vostra idea di questo film. Cercherò di fare una parte non spoiler iniziale come al solito, ma chiaramente se volete vedere il secondo capitolo di It avete già visto il primo e comunque un po' la storia di It si conosce. È uscita anche una serie, miniserie TV di in due punti negli anni 90, c'è un romanzo conosciutissimo da cui è tratto il film, quindi credo che parlare di spoiler sia un po' però tenterò nella prima parte di far discorsi generali e nella seconda di entrare nella trama. Portate pazienza dunque se questa recensione è più a caldo del solito e ricordatevi che queste sono semplicemente le mie osservazioni su ciò che vado a vedere al cinema. Prima di entrare nel clou della recensione voglio farvi vedere i menu che davano al The Space. Questo è il mio preferito con I Love Derry, il palloncino con dall'altra parte It, e qui c'è quello di Pennywise che potevate trovare in due varianti. Questo è quello chinato, poi c'è quello invece in piedi, in una posa un pochino più caratteristica. Però questo chinato mi dava un pochino più di inquietudine e non sono fatti neanche male. Vi metterò la foto su Instagram. A questo proposito, il trattino basso Bifrost. Questo era il cartone dei popcorn. E adesso vi faccio vedere il poster. Ecco a voi. Questo è il poster esclusivo a The Space. Non siamo andati a Lucy questa volta semplicemente perché abbiamo visto che davano già gadget qui e quindi abbiamo detto vabbè, rimaniamo. Non sapevamo dei menu, non mali. Avevo visto questi menu però all'estero, quindi ho detto bene che stavolta l'Italia abbia fatto qualcosa di sensato di menu, anche se abbiamo sempre la nostra roba plasticosa, ma vabbè, dettagli. Fare una recensione no spoiler di un capitolo 2 è difficile. Uno perché comunque l'uno dovete averlo visto, uno perché vabbè, dettagli. Comunque la prima parte dovete averla vista per forza per andare a vedere questo film. Secondariamente comunque è tratto da un romanzo famosissimo di Stephen King che comunque è stato già trasposto in una miniserie televisiva degli anni 90, quindi parlare di spoiler è difficile, ma tenterò di parlare in generale perché sinceramente qualcosina voglio dirvi proprio del progetto in sé. Allora, partiamo dal presupposto, mi è piaciuto o non mi è piaciuto? È difficile per me spiegarvelo perché ho dei dubbi su alcune cose e secondo me i miei dubbi, che sono assolutamente personalissimi, io credo che questo film ci siano persone che l'abbiano odiato e persone che invece l'hanno amato. Tra i miei amici c'è stata una divisione proprio schieramenti in questa cosa e io sono nel mezzo perché secondo me i miei dubbi derivano tutti dal fatto che io credo che un testo come quello di King, che tra parentesi ho qui perché vedrete su Giulia R, non so se è già uscito, uscirà in queste ore, un video che parla appunto della lettura del romanzo. Dicevo che questo romanzo, come molte opere di King, giocano su una questione proprio di costruzione stilistica e di scrittura. Prendete per esempio Pet Sematary, lì vi lascio la recensione del film. Pet Sematary era molto particolare perché faceva venire l'ansia della morte, si riprendeva in tanti frangenti e la scrittura era tale che faceva venire una sorta di claustrofobia. Quando l'ho visto al cinema non mi ha dato lo stesso risultato del testo e su It sono ancora più reticente, se volete, perché secondo me già la costruzione che ha il romanzo di It, che è un puzzle sostanzialmente di base, posso dirvi senza farvi spoiler in caso vogliate leggerlo, che il romanzo è costruito su le persone, appunto i protagonisti da adulti, che attraverso flashback anche piuttosto consistenti tornano indietro nella loro memoria e riacquistano ricordi poco alla volta. Poi ci sono vabbè gli intermezzi dove si parla per esempio della storia di Derry, che a me sono piaciuti tantissimo, forse la parte del libro che mi piace di più, la storia della colonia di Derry. Sostanzialmente quindi qual è il punto? Il punto è che secondo me una costruzione di questo genere a livello di romanzo, che funziona, io credo proprio per questo genere di costruzione, trasporla al cinema non dico che sia impossibile, ma quasi. Nel senso che ci sono dei limiti che non sono dovuti agli effetti speciali o all'immaginazione, quanto dei limiti oggettivi nel cambiare mezzo di trasmissione. Passare da un libro dove uno scrittore ha scritto da tanto opere
che sono appunto libri e non film, vuol dire che sfrutta dei meccanismi che non è detto che possano essere trasposti. Il cinema ha anche un altro tipo di pubblico, se volete, quindi diventa difficile. Facciamo un film che piace alle persone che hanno amato il romanzo o facciamo un film che può raggiungere più persone? Chiaramente io credo che le persone che hanno apprezzato tanto il romanzo trovino all'interno di questi due film personaggi depotenziati e scene molto 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 più carenti rispetto alla potenza emotiva del romanzo. Quindi, partendo da questo presupposto, che secondo me appunto trasporlo vuol dire mettersi in mano un sacco di problemi e cercare di capire come prendere questo puzzle di flashback e anticipazioni e trasporlo proprio a livello visivo, già questo per me è un problema. Quindi, quando ho visto il primo, devo essere sincera, il primo a me era piaciuto. Oggi l'ho rivisto e ho trovato qualcosina che non lo so, non so spiegarvi cosa non mi piacesse, però non è che il film, il primo capitolo non mi sia piaciuto, diciamo che l'ho visto più carente della prima volta che l'avevo visto, credo al cinema, quando era uscito anni fa. 2 anni fa, credo. Sostanzialmente, qual è il mio concetto? Che già il primo, per me, nell'arco di 2 anni, diciamo che aveva mostrato le sue debolezze, ma comunque era forte di non solo un aspetto visivo importante che la miniserie degli anni 90 non si poteva permettere, nonostante, magari apro una piccola parentesi dopo, sia comunque un ottima opera che alcuni mi dicono su Instagram, il trattino basso Bifrost, in questi giorni mi dicevate che secondo voi è invecchiata male. Io non so dirvi, oggi io l'ho guardata, le prime volte che l'avevo guardata negli anni scorsi mi aveva fatto addormentare, oggi l'ho guardata e mi è piaciuta tantissimo. Ora, non è la mia cosa preferita, però vedo la necessità di trasporre un testo difficile trovando degli espedienti e in fin dei conti per l'epoca mi sembra un buonissimo risultato. Il problema è questo, che andare in hit di questi anni, dopo il 2000, vuol dire che noi abbiamo a disposizione molti più strumenti e molte più possibilità rispetto a quelli degli anni 90. Quindi certe cose, a parer mio, non si scusano più. E bisogna farne un uso sapiente, perché non è che se abbiamo più strumenti allora in automatico il film viene bene. A me piace molto Skarsgård, quindi può essere che io all'inizio fossi molto influenzata dal fatto che questo attore a me è sempre piaciuto tanto, che abbia detto sì, mi piace. Poi però, successiva alla visione di It, del primo capitolo, ho letto il romanzo e già lì traballavamo. Poi ho visto la serie TV degli anni 90, dove comunque c'è un Tim Curry, Timothy James Curry, credo si chiami, scusate se non lo pronuncio corretto, che ha dato una grandissima interpretazione, che era un'interpretazione inquietante ma molto grottesca, che mi è piaciuta molto. Qui vediamo un It completamente diverso già dal capitolo 1. Un It, se volete, molto più esagerato, io credo, ma nell'uno ancora, secondo me, poteva dare tanto. Nel 2, credo che It sia stato esageratamente esagerato, se volete. E quindi questo pezzo forte, che per me era appunto il personaggio stesso, mi è venuto un po' a mancare in questo romanzo, in questo film. Un'altra cosa che vorrei buttare lì è che secondo me trasporre un testo che, vi ripeto, ha un'importanza emotiva di un certo livello e crea un'atmosfera di un certo livello è difficile, perché si deve sottostare a quelli che sono i canoni nel momento in cui diventa film. Cioè, bisogna appiattire un po' i personaggi. It di King, sostanzialmente, all'inizio, solo nella scena della barchetta, quella che vediamo nel capitolo 1, vediamo davvero King descrivere ogni movimento di quella barchetta, di quel luogo, e una cosa del genere al cinema non è possibile. Quindi quello che vi dico è, il primo anche. Il secondo, secondo me, peccava anche del fatto che la prima parte legata ai bambini è, secondo me, più emozionante di quella legata agli adulti, soprattutto dividendoli in questa scansia che poi anche negli anni 90, se non sbaglio, era stata più o meno ripresa. Però secondo me negli anni dopo il 2000 c'è stata la necessità di avere horror un pochino meno profondi, a volte, non sempre, però nella maggioranza raggiungere qualsiasi tipo di pubblico vuol dire non impegnare eccessivamente il pubblico. È una cosa che non trovo corretta, però credo che la via fosse questa. Infatti trovo dei personaggi depotenziati che, rispetto ai ragazzini che erano nell'uno, sono le ombre di se stessi. Trovo un aspetto di comicità estrema, cioè siamo passati dall'inquietudine del fatto che il pre-ridicolo può essere inquietante, siamo arrivati al ridicolo in alcune questioni. E sapete che nel momento in cui si ride,
la paura in automatico cala di livello. Quindi non vi posso dire che non mi è piaciuto, è solo che, a differenza del primo, che avevo visto prima i lati positivi e poi col tempo quelli negativi, questo mi è piaciuto, però riesco a ricordarmi solo le questioni negative. E a questo proposito vi chiedo di commentare facendomi sapere invece voi cosa pensate del film, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, e io in questi giorni poi su Instagram vi dirò come ho riflettuto, perché la questione è che appunto io l'ho appena visto, non ho neanche il sonno addosso, quindi può essere che comunque la mia visione sia un po', essendo a caldo, sia un po' cambiata per una questione di stanchezza, la maratona comunque pesante, però ci sono delle cose che non mi hanno convinto e adesso ne parlerò nella parte spoiler, quindi scappate se non volete anticipazioni della trama. Parlare di spoiler, cioè nel senso comunque andare nella trama, nello specifico, non riesce a spiegarvi al meglio il mio senso di che ho per questo secondo capitolo. Allora, partiamo dalla cosa che mi dà più fastidio. Gli horror dove si ride a me non piacciono. Non piacciono perché? Non perché la categoria non sia bella. Perché, allora, o cadiamo nel trash, ma deve essere un trash voluto. Cioè, deve essere il trash che è visto tale. Per cui c'è un po' tanto da ridere. Da ridere però quasi amaramente alle volte. Perché se avete quella risata leggera che vi solleva il cuore, in un horror secondo me si pecca molto perché si spezza quell'atmosfera. Capisco che sia necessario in alcuni horror avere un'atmosfera tranquilla per poi modificarla, però It non credo che, per come è stato fatto vedere al cinema, non avendo abbastanza tempo per creare un'atmosfera tranquilla, avesse la necessità di queste grandissime battute. Ora, il personaggio di Richie Tozier, che piace a tantissimi, questo nuovo, quello degli anni 90, io avevo sentito solo critiche, a me per esempio non è piaciuto. Cioè, per meglio dire, a me piace molto quello del romanzo, che fa le voci, che è comico ma non esagerato. Mi sembra molto simpatico come personaggio, ho empatizzato molto con lui, soprattutto quando era piccolo. Quando era piccolo, qui, a me non è piaciuto, nel capitolo 1. Da adulto mi sembra un po' tanto un... come posso dire senza che mi strikino tutto? Diciamo che è una persona sempre pronta alla battuta, battute anche esagerate, che non è l'unico che fa. Per esempio, un altro personaggio viene accoltellato, e immagino che vi ricordiate da chi, dal bullo, vabbè. Sostanzialmente un altro personaggio viene accoltellato alla guancia e mentre se ne va via, cioè accoltella il bullo, se ne va, questo da adulti ovviamente, se ne va e gli dice, e comunque cambiati quel taglio di capelli che non va più da 20 anni. Non è che non mi abbia fatto ridere, per carità, mi ha fatto ridere, però il problema è che questo film e questo soggetto di It è talmente tanto in bilico tra possibilità e impossibilità, cioè nel senso, chiaramente It non può esistere, però può essere anche credibile in un certo senso come è costruito il personaggio, non deve essere realistico quanto verosimile, io credo. L'inserimento di queste battute, continui scambio, anche la scena iniziale di loro che si siedono a tavola e sono tanto contenti e c'è tanto amore. Perché? Perché non costruire la tensione, non concentrarsi sulla tensione? Se non si è sicuri di avere una tensione creata ad hoc, veramente fatta bene, inserire delle battute può solo far calare la tensione dello spettatore. Quindi io le battute, va bene ragazzi, sarò bacchettona, io ve lo dico spesso che negli horror non mi piacciono, può essere gusto personale, non le vedo adatte se non usate molto sapientemente. Secondo me qua si è voluto sfruttare il fatto che Pennywise, in un certo senso, quello di Skarsgård, faceva un pochino ridere. In alcune cose faceva quasi ridere, e il quasi è fondamentale. Qui invece fa ridere. Fa ridere perché se pensate al modo in cui si muove, cioè tipo anche solo la scena della figlia di Pennywise, che passa da una parte all'altra di una stanza facendo quei movimenti strani, la gente rideva. Quindi non è solo la battuta, che in sé forse possiamo anche mettere da parte, ma è anche le movenze, hanno veramente esagerato tanto, e esagerare una cosa inquietante al limite del ridere vuol dire farla diventare ridicola, e il ridicolo secondo me ha penalizzato questo Pennywise tantissimo, nonostante per me Skarsgård sia comunque un grandissimo attore e in fondo forse in parte terrò nel cuore questo It proprio perché è lui, e credo di essere poco oggettiva, è un'opinione quindi sono poco oggettiva comunque, ma credo che questa poca oggettività in questo caso sia estrema perché c'è lui, perché non riesco a metterci di fianco Timothy James Curry e dire che è credibile uguale, cioè
È veramente una prova attoriale diversa, è un personaggio, se volete, secondo me diverso. Tenete presente anche l'estrema difficoltà di mettere in scena un personaggio come It che gioca sulla paura. La paura è soggettivissima e nonostante King ci riempia di dettagli fino a farci venire voglia di impiccarci, comunque c'è sempre nella scrittura quello spazio che il lettore, diciamo, colmerà con quello che pensa corretto, quello che lo identifica, quello che fa parte di lui. Cioè, io mi immagino la mummia che qua è stata cacciata ogni tanto, che invece nel romanzo c'è in un determinato modo che non è quello del film. E quindi diciamo che la scrittura in questo senso di un soggetto del genere era facilitata dal fatto che ogni lettore metteva un po' del suo. Invece qui non abbiamo potuto mettere del nostro perché It si vedeva tante volte. Forse anche questo l'ha penalizzato, perché dall'altra parte It l'abbiamo visto, sì, l'abbiamo visto, però per grandi spezzoni poche volte, secondo me, nel primo. Qui invece lo abbiamo visto di sfuggita tante volte. E secondo me dopo un po' ti abitui, anzi inizia quasi a esserti simpatico per tante cose. Poi vi ripeto, per me il fatto che siano più piatti i personaggi, il rito era piattissimo, i personaggi di per sé. Io mi chiedo quale dei ragazzini diventati adulti vi possa essere entrato nel cuore. Anche Bev. Allora, la parte del romanzo che parla della lite domestica tra lei e suo marito è molto forte ed è molto bella proprio perché è forte. E vabbè, negli anni 90 abbiamo deciso di metterci una toppa. Anzi, sembra quasi che sia lei a un certo punto che la aggredisce perché non, cioè, gli lancia qualcosa, ma non succede niente. Qua si vede la violenza di quello che accade nel romanzo, però molto di sfuggita. Ed era una parte, secondo me, fondamentale perché lei, che ha avuto abusi da piccola, sembra quasi voler dire questo King, avendo abusi da piccola. Ecco qua, da adulta, cosa succede. C'è da dire anche che, anche in questo film, hanno deciso di togliere la componente sessuale. E direte, vabbè, non è un problema. Sì e no. Perché la componente sessuale qui poteva dare un pochino più di inquietudine. Perché, come vi dico spesso, Eros e Thanatos all'interno, anche per esempio dei manga horror, crea un fastidio, un disagio. Qui non c'era quel senso di disagio, per carità. Io non avrei mai voluto vedere la scena che succede nelle fogne, che non posso raccontarvi. Diciamo che c'è un rapporto di qualche genere tra i ragazzini e Beverly. Così, stiamo nel generico. Non l'avrei mai voluta vedere. Come non avrei voluto vedere le sevizie che vengono fatte agli animali da parte dei bulli quando li chiudono nei frigoriferi. Chiaramente ci sono cose che effettivamente mi avrebbero infastidito, ma io mi chiedo se non sarebbe stato meglio vederle e sentirmi infastidita. Quella dei bambini, no, cioè non la voglio vedere sinceramente e non era fattibile, non era possibile. King racconta in un'intervista che era un modo per far passare i ragazzi dall'adolescenza all'età adulta in maniera molto cruda, perché loro perdono la strada e anche il modo in cui perdono la strada nel romanzo è forte perché comunque, non mi ricordo se erano candele o fiammiferi, comunque loro continuano a perderli, cioè ma vanno avanti, ormai sanno che li stanno perdendo tutti, e anche il rito, strade potenziato, la divoratrice di mondi, un pochino più di introspezione su questo personaggio che per noi è il clown e non lo è. È chiaro che non si può mettere la questione della tartaruga che comunque viene ripresa più volte, vedete simbologia di tartarughe in giro, viene ripresa Silver, la bicicletta di Bill, vengono buttati i nomi, non viene parlato di Bill Tartaglia perché boh, forse non gli piaceva, Boccaccia invece viene chiamato così. Insomma, diciamo che io ho visto in questo film la necessità di voler provare a rimodernare, perché comunque, secondo me, avendo a disposizione questi strumenti, volevano portare un classico scritto al cinema in maniera moderna per raggiungere più persone possibili. Questo non coniuga, non lo può fare, il fattore l'ho letto il testo e vorrei qualcosa simile con arrivo a tutti, io voglio vedere un horror che mi intrattenga, perché non credo che questo libro di King possa essere solo intrattenente, deve essere anche un po' di, non sa, cioè non di sacrificio, però sì, cioè sono tante pagine, quindi ti ci devi mettere di impegno e quando arrivi in fondo sei ripagato, però ci sono tante scene che magari pesano. Allo stesso modo questo film non poteva fare la stessa cosa. Già partiamo che splittando in due bambini e adulti con questi flashback poi che ritornano ai bambini fai sì che la seconda parte sia più pesante della prima. Anche perché parere personale la parte dei bambini secondo me è migliore di quella degli adulti già nel romanzo. La storia di Derry,
Le vogliamo dire che è stata buttata lì così? È veramente bella nel romanzo la storia di Derry. Mi ricordo che era in un intermezzo, nel primo intermezzo c'era questa storia che è bellissima, super macabra e ricorda Roanoke. È anche attraverso la storia di Derry che viene lanciata lì così che capiamo che cosa succede. Derry fa parte di It e It fa parte di Derry. Non ricordo se tra l'altro fosse l'intera città che era, cioè, era stata distrutta alla morte di It, quindi comunque c'era un legame forte. Anche Odra, la moglie di Bill, cioè nel romanzo è importante, negli anni 90 hanno pensato che fosse importante, qua l'abbiamo buttata a caso. Non so dirvi, cioè ci sono tante cose, io fino adesso sembra quasi che l'abbia demolito, però a livello visivo mi è piaciuto. Adesso però mi viene un altro esempio negativo, cioè i palloncini, I Love Derry. A me piace un sacco nel romanzo la scena, che, per Dio, adesso sembra che io dica mi piace quello che succede. No, come è descritta e stilisticamente la scena in cui appunto c'è questa aggressione di Adrian da parte di questi bulletti che poi vengono processati per direttissima, perché ovviamente dopo sono, hanno partecipato alla morte di questo ragazzo, che poi viene buttato dal ponte e appunto c'è un clown, il suo fidanzato lo vede e vede che il clown gli affonda i denti. È molto veloce, è veramente veloce all'interno del film. Nel romanzo si prende ampie pagine e digressioni che partono da ben prima e arrivano in quel momento lì e va avanti anche attraverso i verbali e le discussioni tra i ragazzi che appunto hanno fatto parte di questo gesto terribile e i poliziotti. Quindi diciamo che hai tanto tempo per crearti tensione perché vuoi arrivare in fondo e capire cosa è successo e poi ci sono questi palloncini con I Love Derry che passano. I Love Derry perché sul cappello di lui c'era scritto I Love Derry, non è quel cappello che avete visto nel film, ma era un cappello che ho scritto I Love Derry, adesso non mi ricordo com'era fatto, però capite bene che c'erano delle connessioni. Ora io non pretendevo la tartaruga perché capisco che quello magari era troppo, però visto che appunto queste scene nel libro erano così di tensione, secondo me potevano essere fatte meglio. Forse il problema di fondo, ve l'ho già detto nella parte no spoiler, ve lo ridico adesso, è una questione di come è strutturato il progetto in sé. Secondo me fare questo split e non ragionarci bene, non capire in cosa ci si vuole impiegare, ha fatto sì di dire tantissime cose in quest'altro film, perché sono successe tante cose, e arrivare al finale quasi per caso. Poi trovarsi il finale, che io l'ho trovato abbastanza piatto, nonostante comunque a me questo It, ve lo ripeto, mi piace. Anche i modi in cui nell'uno si è visto It, gli incontri non sono gli stessi del romanzo, ma poteva andar bene, perché nessuno vuole una fedeltà a un romanzo che non si può, secondo me, trasporre in un film. Però ci voleva quello spirito che mantenesse almeno l'atmosfera. Mi chiedo però, a questo punto, e vi lascio con questa domanda, se sia davvero possibile ricreare un'atmosfera così complicata e così di tensione e così estranea all'horror di adesso, che non punta, o nella maggior parte dei casi, a questo genere di ambiente. Non lo so, io ragazzi davvero vedo solo le cose negative, però a me mi ha lasciato comunque un buon ricordo, più il primo che il secondo, però non lo rivedrai a breve, lascerei passare un bel po' di tempo in modo che diluisco bene il romanzo, diluisco bene la serie degli anni 90 e poi lo rivedo e magari mi prende di più. In tutto ciò, vi ripeto, ve l'ho già detto in Instagram, ma ve lo ripeto, a me questi due film non hanno fatto paura. Poi, che ci fosse qualche jumpscare nel secondo, che qualche inquietudine possa venire, sì. Però non mi ha fatto paura, non mi ha fatto venire inquietudine, non mi ha fatto dire, oddio, adesso vado in giro con la luce spenta, adesso uscirà Pennywise. Mentre quello degli anni 90, molti si sono trovati più spaventati, perché era un'epoca diversa, secondo me, perché c'era meno disponibilità, ma avevano fatto tanto con quello, e perché noi forse siamo un po' più impermeabili alla paura rispetto agli anni 90 e quindi adesso bisogna inventarsi sempre più cose per spaventare chi va a vedere il film. Queste sono le mie riflessioni sul film, sono tantissime, vi chiedo scusa se ho indugiato, se non sono stata precisa, se non sono andata troppo nei dettagli, ma sono ancora un po' con le idee confuse. Ho condiviso con voi quello che è il mio pensiero, ci vorrà un bel po' di tempo prima che riesca davvero a capire cosa penso del tutto di questo film e vi chiedo di dirmi la vostra cercando di aiutarmi, quindi comunque dite la vostra, andatemi contro, dite che ho ragione, insomma datemi la vostra visione delle cose se avete letto il romanzo. Vi ricordo che su Giulia R è uscito, sta uscendo un video legato a come leggere il romanzo senza volersi tagliare i polsi alle volte, che alcuni di voi mi hanno detto che non riescono proprio ad andarci in fondo e ho provato a fare qualcosa in proposito. Tutti i nostri social sono in descrizione, compreso il mio profilo Facebook dove potete seguirmi, chiedermi
mia amicizia, il mio profilo Instagram che è il_bifrost del canale, Giulia R Official Page il mio, il gruppo Telegram dove parliamo spoiler e non spoiler dei film e poi tante altre cose che adesso non mi ricordo perché è tardi. Quindi lasciate like se il video vi è piaciuto, commentate col vostro parere o con dei consigli da darmi, condividete il video se volete che appunto arrivi a più persone possibile, quindi mi aiuti davvero in concreto. Se vi va di iscrivervi, ricordatevi la campanellina, perché se non cliccate la campanellina non vi arrivano le notifiche. Non so se vi posso mandare Pennywise, in caso posso, se non cliccate la campanellina provo a mandarvelo. E niente gente, devo andare a dormire perché sto morendo. Grazie di essere stati con me, da Lady Loki è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bye gente!